cari amici, benvenuti al nostro settimanale appuntamento. Iniziamo con una buona notizia. Si tratta delle novità introdotte da una recentissima legge che dal 1 novembre sono entrate in vigore a proposito dei nostri rapporti con le banche. Dato che sono, come si suol dire, dei rapporti migliorativi, cioè a nostro favore, la banca non ce ne darà comunicazione. Quindi è bene che voi lo sappiate per controllare che queste novità vengano realmente applicate. Di che cosa si tratta? Sia ben chiaro, non sono cose sconvolgenti, ma qualcosa di buono c'è e ve le leggo. Allora, innanzitutto i bonifici. No, quando noi facciamo un bonifico, la data della la valuta sarà un giorno e la disponibilità 4 giorni. Voi sapete che la valuta è il giorno dalla quale si calcolano gli interessi, la disponibilità è da quando realmente noi possiamo spendere questi soldi. Poi gli assegni circolari, sapete che esistono due tipi di assegni, circolari e i bancari. I circolari, la data della valuta è un giorno e la disponibilità 4 giorni, ugualmente come i bonifici. Ma interessante sono gli assegni bancari, quelli emessi da noi, diciamo, che sono di solito i più diffusi. Quanto è la valuta? 3 giorni e la data di disponibilità 5 giorni, ma non è finita, perché dal 1 aprile 2010, tra qualche mese, sarà ridotta la disponibilità anche in questo caso a 4 giorni. Cioè, ormai i bonifici, gli assegni, sia di un tipo che dell'altro, 3 giorni di valuta, 4 per la disponibilità. Tempi abbastanza giusti, si poteva fare anche un giorno in meno, ma sempre meglio di quello che ci praticano oggi. Quante volte abbiamo 7 giorni, 8 giorni, cioè praticamente passa un mucchio di tempo fino che non c'è la disponibilità. Quante persone, ad esempio, sono andate in rosso, hanno dovuto pagare degli interessi, il massimo scoperto, tutte queste cose, proprio perché non hanno fatto bene i conti, oppure non sapevano che fosse così lungo il tempo tra il giorno in cui si versa l'assegno e il giorno in cui i soldi possono essere realmente utilizzati. Quindi era giusto intervenire, soprattutto con aprile, quando sarà uniformato il tempo per tutti i bonifici, assegni bancari e assegni circolari. Ribadisco, ve l'ho detto, perché essendo la legge prevede che la banca o le poste, sia ben chiaro, lo stesso discorso vale per le poste, quando ci sono delle novità migliorative non devono darne comunicazione. Quindi sappiatelo.